La parola, un mezzo che può commuovere, unire e collegare, ma può diventare anche un'arma che offende, ferisce e allontana. Per questo è importante fare attenzione a ciò che diciamo e scriviamo, specie in rete e sui social network. È il tema del libro presentato ieri presso la chiesa di Santa Maria del Gonfalone a Fano per l'appuntamento conclusivo dell'edizione 2021 dedicata proprio alla parola del Paese dei Balocchi. Questa è la serata conclusiva di questa edizione Smart Edition del Paese dei Balocchi 2021. È un'edizione particolare perché non abbiamo potuto per il Covid organizzare la solita manifestazione, insomma quello per cui ormai siamo riconosciuti, però anche questa edizione, che è stata suddivisa in vari appuntamenti, ha avuto un bel successo e siamo molto contenti. Dal titolo Virtuale e Reale è scritto da Giovanni Grandi, professore associato di filosofia morale all'Università degli Studi di Trieste, il libro presentato assieme all'associazione Parole Ostili vuole promuovere una comunicazione non ostile online, diffondendo l'attitudine positiva a scegliere e pesare le parole con cura. Il libro riprende il manifesto della comunicazione non ostile, che propone una decina di principi, 10 esattamente, per imparare a comunicare online soprattutto, ma anche nelle relazioni ordinarie tra le persone. I leoni da tastiera sono un fenomeno che abita dentro ciascuno di noi. Ci basta arrabbiarci un po', ci basta pensare di poter scaricare le tensioni che tante volte accumuliamo sul lavoro o in altri contesti dentro un social media, pensando che non succede nulla. In realtà è virtuale e reale. Le piazze digitali sono analoghe alle piazze reali, quindi anche lì si colpiscono le persone e si infrangono le relazioni. Quindi in questo senso, ecco, scoprire che un piccolo leone o un leoncino sta dentro ciascuno di noi è importante, per non pensare che sono gli altri quelli che sbagliano, ma per cominciare a pensare che tutti noi possiamo modificare almeno un po' il nostro modo di comunicare, diventando forse più simili ai nostri gatti domestici, un po' più affettuosi, più capaci di coccolare e meno aggressivi. Lavorare su un concetto di non ostilità delle parole serve in qualche modo ad educarci al digitale tutti assieme e a rendere questo tipo di ambiente un ambiente che riesce a mettere in relazione le persone, trovando, come dire, gli elementi principali che fanno grande il fatto di stare in rete fra di noi e diminuendo ed abbassando il livello invece di inquinamento che gli ultimi anni hanno prodotto. È molto importante questa sinergia che ogni anno si ripete tra la città di Fano e il Festival del Giornalismo Culturale. Quest'anno parliamo della parola, della lingua italiana, della difesa della lingua italiana, parlare di parole ostili penso che sia fondamentale. Al termine dell'incontro il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha firmato il manifesto della comunicazione non ostile. La comunicazione è molto delicata e questa occasione è un momento di riflessione proprio su come va comunicata nel rispetto delle persone, dei contesti. È anche l'occasione per firmare il manifesto contro la comunicazione ostile. Noi come città aderiamo insieme a tanti altri sindaci italiani che hanno aderito a questo manifesto, che è un impegno, una volontà, ma è anche un messaggio.